Bella a tutti ragazzi, sono Luke, siamo su Race Room, un gioco che a me piace un casino, e, è la versione STCC, VTCC, Road to America, insomma tutto un misto di cose. Allora, volevo farvi vedere la gara che ho fatto praticamente adesso, vedete, 14 settembre 2000. Aspetta. Vabbè, insomma, ho fatto sta gara 11 settembre del 2014, ecco, sono fatto al contrario. L'ho iniziata all'1:56, questo penso che sia l'ora. E sono partito 21esimo nella gara di Caterham, come cazzo si chiamano, e sono arrivato primo, con un bel po' di rischi, sgommate, fail, gente che mi viene addosso, è successo di tutto. E, però voglio farvi vedere il replay, poi ovviamente lo caricherò su YouTube e mi dite voi sotto i commenti che cosa ne pensate, anche perché questo gioco qui mi piace un casino. Purtroppo non so come iniziare una serie su questo gioco, perché la carriera è molto complicata, anzi è molto complicata la fermata ai pit, nel senso che non so come si fa ad andare ai pit. Ebbene sì, è molto molto complicato, perché c'è scritto che devo usare il tasto invio per confermare, però c'è scritto che in realtà devo usare il tasto della freccia che va in giù, poi per cambiare posso salire ma non posso, vabbè, è tutto un casino insomma, quindi non so come fare. Comunque la gara adesso ve la faccio vedere, spero che vi piaccia, ditemi voi nei commenti e boh, niente. Vi lascio la gara, io cerco di stare zitto e spero che si senta. Usiamo questa, schermo grande, facciamo partire. Ciao ragazzi! Dicevo, ovviamente usavo il cambio manuale, non automatico, perché io sono contro il cambio automatico e niente, ho stoppato solo per dirvi questo. Stronzo qua ci ho battagliato per un bel po'. Qua sono uscito e me lo sono ritrovato ancora vicino, sia lui che il suo compagno. Ve lo consiglio, sia il gioco che il circuito che le Caterham. Le Caterham sono davvero divertenti a guidare, perché ho notato che nonostante tutto non sono facili come le altre, perché derapano, slittano, fanno, è un casino delle volte, però sono molto divertenti. Il circuito è Valencia Lungo e mi è piaciuto un casino.
il gioco è, cioè, per essere un gioco del 2007, ragazzi, è davvero bellissimo. A me piace un casino, ci gioco in continuazione. Intanto ero l'unico a fare le fiammate. Qui ho fatto un fail epico. Eccolo lì. Che pigliarla. Proprio sbagliato tutto qua. Perché in pratica c'è una curva da prendere, una curva 2. Ho preso male la curva 2, poi dopo quella curva 2 ci sono due chicane da prendere veloci. Il problema è che una volta ho sbagliato quella curva lì a 2, ho sbagliato anche la chicane. E avendo sbagliato anche le chicane così, ho dovuto prendere male anche la curva successiva, che era un'altra curva 2. Spero che la mia voce si senta, se no sto parlando con un coglione. Guardate qua, continuo a sbandare in continuazione. Infatti come auto sono auto che sbandano un casino. Non l'avrei mai detto, perché le Caterham in tutti i giochi che ho fatto con le Caterham su hanno sempre avuto una tenuta della Madonna. Invece sto gioco qui slittano un po', dipende. Adesso questi qua facevano tutto il possibile pur di non farmi passare, infatti non ne potevo quasi più, soprattutto sti due qui. Andavo giù di abbaglianti, ma niente da fare. Inchiodavano come dei dannati. Perché non capisco come mai le auto della CPU inchiodano come non so cosa, mentre la mia ci mette un casino a frenare. Qui ho preso troppo lenta la curva e me l'hanno messa in quel posto. Questa qui è una curva che è molto lenta, ma io ho cercato di prenderla più veloce, ma niente da fare. Ma adesso nel rettilineo gliela metto in quel posto. Qui ho perso il controllo, giuro, per un attimo ho detto minchia se vado fuori sclero come non so cosa. Adesso qui nel rettilineo gli prendo la scia, gli faccio gli abbaglianti così mi lascia passare. E infatti mi lascia passare. E io, boom, primo. Adesso il problema è mantenere la prima posizione. Difatti mi stava per superare, adesso non vedo perché c'è il cartellone. Ecco, no, beh, ok, sono riuscito a rimanere primo, non mi ricordavo sto pezzo. Mi ricordo solo che sto ultimo giro qua ho cercato di farlo il più veloce possibile, infatti sono andato straveloce. Tutte le curve, vedete, cercavo di prenderle
perfette senza sbandare, andando anche veloce e tutto. Poi verso la fine ho fatto qualche piccolo fail, ho sbandato un po', infatti mi stavano per raggiungere, però sono riuscito a mantenere la prima posizione. Ad esempio, qui vi spiego cosa è successo. Adesso voi riderete. Cazzo, quanto sono andato indietro. Ecco, allora, ciò che è successo qui, guardate il contachilometri. Dovevo prenderla rimanendo in seconda, ok? Ho schiacciato troppe volte, ho schiacciato per due volte il coso per scalare, sono andato in prima. Non era qua, aspettate. Vediamo, vedete. Devo prenderla in seconda. Ah no, non era questo allora. O forse no, dovevo prenderla in terza. Però ho scalato troppo presto, è andata su di giri. E ho sbandato un casino, infatti credevo di andare a schiantarmi. Invece no. Prima posizione. Bomba. Quindi, un attimo ritorno indietro. Ok, quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi, seguite il video, il canale, le playlist, ditemi se volete altre puntate così, magari un po' a cavolo, cioè non le farò sempre, però magari se volete che vi faccio vedere qualche altra gara che ho fatto, tanto guardate, io ci passo le giornate, quando non registro già i S2 o comunque le serie che sto registrando mi metto a giocare Race Room, Euro Truck Simulator, quei giochi lì che posso anche crearmi un altro salvataggio, ecco. Quindi ditemi voi se volete, io volentieri. Bene ragazzi, comunque spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi, seguite il video, il canale e le playlist, ma soprattutto divertitevi. Bella a tutti ragazzi, al prossimo video.